Siamo alla conferenza stampa di Becoming Karl Lagerfeld con l'attore Daniel Brühl. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, diamo il benvenuto a Daniel Brühl. Grazie. Adesso Becoming Karl Lagerfeld, e come anche ci suggerisce bene il titolo, parla di un periodo molto particolare della vita e della carriera appunto di Karl Lagerfeld. Parliamo di uno dei geni più grandi della moda internazionale. Siamo comunque in questo contesto, in questa cornice che viene raccontata nella serie, a Parigi nel 1972, quando Karl Lagerfeld è in cerca di un suo posto nel mondo, anche se sa benissimo dove voglia arrivare. Grazie tanto francese, perché la serie appunto è girata in francese, parli naturalmente tedesco, inglese, ma anche un po' di italiano, tante lingue. Sì, però l'italiano è una catastrofe. Sono mezzo spagnolo, ma sì. I'm really sorry. I wish I could speak Italian. Lui viene definito un mercenario del prêt-à-porter. Volendo forzare un parallelo, potremmo definire gli attori dei mercenari e i registi come degli stilisti, per come li vestono, guidano e scelgono? Interesting question. Yeah, I got to know along the way. Chiede Daniel se puoi condividere un momento particolare vissuto dietro le quinte della serie. Ora è dormito, un secondo. Can you repeat? Oh yeah, well a wonderful anecdote that I keep on telling is because it was such a wonderful experience to work with Théodore Pellerin, this young guy who plays Jacques de Becher. He's phenomenal, this guy. And so the very first day I had was with Marlene Dietrich, and Suni Mellers, the actress, was Marlene Dietrich. I mean, I was like, Jesus. And so, and I could feel this, always the moment of truth is the first shooting day, where all of a sudden you feel that whole pressure again, and you do not know how the journey is gonna work out, you know, with the director, with the crew, you play out the first scene, you're nervous.